Facciamo un video ricordo per Sinisa. Purtroppo non ce l'ha fatta, è giunta la brutta notizia. E prima di tutto facciamo le condoglianze ovviamente alla famiglia. È sempre brutto quando una persona in età comunque relativamente giovane purtroppo ci lascia. Sinisa è nato lo stesso mese mio, dell'anno mio, perché anch'io sono nato a febbraio, pochi giorni dopo di me, quindi eravamo coetanei. Anzi, non solo coetanei, eravamo pure dello stesso mese. E ovviamente mi dispiace, umanamente, sicuramente ha fatto la notizia del web, ha fatto la notizia in tutto televisioni, radio, ovviamente io non guardo più né televisione né radio, però sicuramente penso che in Italia ne staranno parlando. Tutti conoscevamo Sinisa perché piaceva, perché comunque era uno schietto, genuino, sanguigno. In campo dove ci dava l'anima, sempre sopra magari anche volte alcune volte sopra le righe, però abituati oggi a dei calciatori, ad un calcio moderno, un calcio dove senti parlare questi ti viene da piangere. Sinisa era uno che non le mandava di certo a dire. È stato un buon giocatore, ha militato in Italia. Cos'era nella Lazio, nell'Inter e anche nella Sampdoria, ha fatto, poi non so se ha giocato da altre parti, comunque è lì dove ha giocato di più. Ha finito di lavorare come calciatore, ha finito di lavorare presto come calciatore, non ha voluto andare in pensione e ha iniziato dopo il lavoro di calciatore a fare l'allenatore. Con discreti risultati comunque. E nella vita comunque ha fatto il lavoro più bello del mondo, che è stato il lavoro del calciatore. E ha vinto una Coppa Campioni quando le squadre dell'Est riuscivano ancora a vincere le Coppe Campioni. Con la Stella Rossa di Belgrado ha vinto la Coppa Campioni. Quando ancora c'erano le squadre dell'Est, penso allo Steaua Bucarest che poteva competere. Era un calcio differente, era sicuramente un calcio un po' più bello, era un calcio più genuino, non era il calcio dei miliardari di oggi, straviziati, non è il calcio di oggi dove quando un talento calcistico diventa un attimino forte e poi va a giocare nei soliti club. E sono sempre quelle 4-5 squadre che poi si contendono oggi le coppe. Una volta era differente, potevi avere una squadra della Serbia che poteva vincere la Coppa Campioni, potevi avere una squadra della Romania che poteva vincere la Coppa Campioni. Era un calcio più bello, calcio più genuino, un calcio differente. Ovviamente per Sinisa il calcio ha rappresentato un lavoro. Cioè, il calcio alla fine per questi è un lavoro, non è tanto uno sport, ma è un lavoro. Pensiamo adesso al Marocco, questi giocatori che adesso sono riusciti ad arrivare in semifinale potranno avere in futuro dei contratti milionari per poter sistemare la famiglia. Sinisa è uno di questi, è uno che comunque grazie al suo lavoro sicuramente la propria famiglia non l'ha lasciata col pane e acqua. È uno che comunque nella vita ha guadagnato i suoi milioni, meritatamente, perché sono società private e quindi non ha rubato niente. Se glieli davano perché comunque era bravo, non c'è niente da dire. Purtroppo non se l'è potuto godere fino diciamo alla vecchiaia, godersi magari i nipoti, anche se mi pare che era già diventato nonno. E quindi dispiace perché è una persona che comunque mi piaceva perché a differenza di tutti questi qui che fanno tutti i girini di parole e compagnia varia, era uno schietto, uno preciso, è uno che è venuto su purtroppo ai tempi della guerra. Lui era di madre croata, padre serbo, quando poi hanno voluto distruggere la Jugoslavia, Jugoslavia che se oggi fosse ancora come era una volta, molto probabilmente avrebbe potuto competere sicuramente per vincere dei titoli mondiali. Oggi sono divisi staterelli. Dove guadagnano quattro petelli, dove non contano più niente al mondo. Una volta questa nazione faceva paura ed è per questa che l'hanno voluto distruggere. Al di là di questi discorsi politici che lascerei perdere,
È sicuramente una persona che è tosta, sempre stato uno tosto, uno cazzuto, oserei dire, e niente, quindi da questo punto di vista dispiace perché siamo noi tutti abituati a vedere questi calciatori, questi supereroi invincibili. Che sconfiggono tutto, però purtroppo questa volta questo mal brutto Sinisa non ce l'ha fatta a sconfiggerlo. Cosa ci lascia di ricordo? Ci lascia di ricordo, secondo me, Sinisa, il fatto che la vita è una sola e bisogna godersela al 100%, che ogni occasione che passa non bisogna mai lasciarla andare, che bisogna sempre lottare perché comunque non è uno che è cresciuto nella bambagia e comunque è uscito da quella che era, tra virgolette, la povertà. Dispiace per lui, dispiace ovviamente per chi rimane in vita, per i familiari che non passeranno sicuramente un bel Natale, però d'altronde questa ragazza è la vita. Quello che è successo a Sinisa bisogna insegnarci che comunque nella vita si vive una volta sola e cercare di viverla al meglio, senza cattiveria, senza odio, in bontà, cercare di sfruttare tutto quello che la vita ci dà. E quindi ragazzi, io non concepisco la taccagneria, non concepisco certi modi di vivere. Si vive una volta sola e ragazzi, noi non ci pensiamo mai, ma purtroppo non siamo immortali. Quindi da questo punto di vista l'insegnamento che ha dato è questo qua. Dispiace, dispiace perché quando vedi una persona che comunque non era anziana, se ne va via per una malattia, è sempre brutto.